A nome della Pio Comico Drammatica di Vallata Gordina vi do il benvenuto a questa serata che spero per voi sarà piacevole. E questa sera si replica Pensieri che scampa, che è una commedia dialettale in due atti di Antonia Diapiaz, che è un'autrice trentina. Si tratta di una commedia che si svolge ai giorni nostri e racconta di una vicenda apparentemente normale, quale quella di un matrimonio, però vedrete che vi riserverà non poche sorprese. Come sempre, la più drammatica, anche grazie al lavoro della sua regista Paola Davare, ha voluto interpretare il copione originale, quindi non so se qualcuno di voi la conosce, però avrà modo eventualmente di apprezzare alcuni cambiamenti, aggiunte, insomma, un po' di originalità e di creatività targato Filodrammatica Vallata Gordina. Volevo anche farvi notare che la locandina porta un disegno che è un disegno originale che ha fatto un artista locale, Guido Cuccolin, e inoltre poi potrete apprezzare durante lo spettacolo sul fondale scenico un'altra tela originale che ha fatto per noi invece Perazzetta. Quindi approfitto ancora una volta per ringraziare questi due artisti che hanno voluto dare così un poco della loro creatività e regalarci anche qualcosa di più per questo spettacolo. Un'ultima cosa volevo dirvi, è scomparso recentemente un nostro amico, si chiama Paolo Devo, che era un amico, era anche un artista direi sul palco e anche nella vita, e così volevamo dedicargli idealmente questo nostro spettacolo. Ecco, per ultimo vi pregherei di chiudere i vostri cellulari e vi lascio allo spettacolo. Buona serata. Luca, lei le sette lassù? Guarda che non mi ho tempo da perdere. Il barbiere ti aspetta a parlare, oh? Spero che al manco il pasto a casion non ti confessi come che le altre volte. Te che dite che basta una sfumata da drio e una scortata le basette. Ma ti fai sto segno anche la barba? Ma sa sto che secondo me sarebbe meglio. Perché agita come che te. Te fai su tutto in pacciù. E dopo venire anche malamente le foto e... Ah, vado a mettere su un cin di caffè. Luca, a che ora sto tornando ieri sera? Non t'hai neanche a senturi, va? D'altra parte, era la tua ultima sera da scapolo, eh? E con i soci che te ha, minimo, 3 volte le spumanti. A testa! Ecco qua.
Luca, visto che non essendo voi, insomma, volete di una roba, sa sto che sono proprio contenta che te marite. Insomma, le ha anche le conoscete la Laura. Hai ben pensato che prima o dopo. E che adesso che le arriva il Dio, mi non volaria notte a sa camminà. Sarei buona di non piangere in tegesia. Mi continua a me di che sono forte, che non mi fa le ciopare a certe emozioni. Ma sono tutto fuori che forte. E un piantare come la freccia piantare. Arriva che mi è colato fare il vestito. E lo sento smirarmi su per lei le ciopare che ho di che ho cuore. Hai visto da Luca? Non volevi dire, ma hai sentito tutto. Ti ha ascoltato? Perché te volevi sentire? Non ti conoscerai. Certo che te mi ha commosso. Davvero, sa? E pensa che non sia facile per amare il fior che va fuori da casa. Per lasciare la colazione per l'ultima volta. Che stira la camisa per l'ultima volta. Caffè, eh? Te lo vengo su? Guarda che non è il mio drink, il bar patibolo è! Che il caffè? Tipito, freddo, distaccato e indifferente! Ma pensa sto che dire che prove lì! Perché ti pensati, lo sapevi anche ti è andato da notte! Ma che dico te dorme, cara mia, te dorme! Senti, a son perve! Sono sfogà! Adesso, Pitos, vai a battere che la porta e dica che leve su quel muro! Mi dica che la vavei festeggiata alla grande ieri sera. Sì, ma quanti anni li può? Oddio, 5 sì, e era il Paolo, il Federico, l'Andrea e boh. Ah beh, sì, insomma, i soliti soci di Cagnara, boh. Sai, anche a me che non sei di sera, boh, figurati. Sa che la combinare ieri sera. Dai, ciao, bevi. Luca, dai. Dai, leva su adesso, dai, muovete. Scotta tuo madre mamma stamattina, dai! Ma chi l'ha sto cinturi va? Mi no, però guarda, sono sicuro che l'era stamattina presto. Ah. Senti mo, a proposito invece, a che va bene l'Isida a Cesenatico? Oh! Allora, arriva venuto col treno delle 9. Dopo ci apparà la corriera, sempre che la zia Franca non la vuole il taxi. Questo. Ma dimmi una roba così, è lo chi tirabbiosa? La zia Franca, il zio Michele o la zia Olga? Ah? Tipo, la zia Franca senza dubbio. Che sa che è l'anno che va mai venia per principio. Figurate ti che vive la sa, l'albergo e i soci pensionati durante i kindesti di veleggiatura. Una tragedia l'ha fatta. Sì, ma la zia Olga? Secondo me quella non era neanche tan rabbiosa, ma visto che la zia Franca l'ha fatta di aula 4, figurati anche a ella. Zio Michele, Coreom, con la sciatica che batta tutte quelle ore del treno. Sì, ma del resto tu la sa, poteva mio mancare al matrimonio del suo primo neodo, no? Sì, ma guarda che l'è messa che se la mente. Gli ha detto che potesse maritare in un'altra stagione, non giugno proprio candelori le anche in villeggiatura. Spero di non diventare compagno. E a cappello, cara mia, a cappello, figurate. Mi? Madonna. Luca, allora le metto su per piacere. Guarda che le arriva un telegramma. Fa vedere? Auguri vivissimi Carla e Giorgio Mattei. Ah, gentili, eh? Che bravi. Sì. Ma insomma, Luca, lei detto suona, guarda che lei va a dire che ti aspetta tardi. Oddio. Che? Vai forti, che mi sono qua mutande. Muoviti. Ma che mi sono vestiti, era? Buongiorno signora Chiara, buongiorno. Scusa l'abbigliamento, ma mancoi. Oh, ma Sara? Era?
Oh, e là a confronto de certe che hai visto? E là è anche a massa vestita. Salmeno, con la ovo che fa, sì? Va vente per le maison a tutte le ore. E non mi dighe. Dighe a me se hai... Marco! C'è solo il campanello? No? Sì. E le ven fuori al suo solaire? Ste madame, con la camisa da notte, trasparente. E mi dighe, porte sui fiori, sono il fioraio. Allora, perché dal tempo di sei vestiti, no? Allora, vado su pian per le scale, non c'è più neanche l'ascensore. Sì, ma e allora? E allora, le verso la porta, e le, con la camisola da notte, le cerca di scondere su certi pissi, ma certe trasparenze, ma farà le apposta, mi si marcò. E se non le salù, Ma dopo. Oh, dopo, non mi fate conta su storie dopo, che dopo magari va via dalla mia madama che conta su certe robe che non esiste neanche, no? Ah, ma allora come mi dite, eh? Ma Monsieur Marco, ma qu'est-ce que vous voulez dire? Basta, lasciamo perdere. Aujourd'hui c'est un giorno di festa e ci vediamo da spesso. Sì, ma mi scusi, ma perché non porta su sti fiori tutti insieme invece che una alla volta? Oh, paragna tempo, no? Ma oui, d'accordo, ma nella tecnica, no? Nei sistemi, no? E massa la fois, alla volta, e fa più atmosfera, più in, no? Comprende? Si riporta su tutti insieme, e le prende, e le butta l'ante il cuore, nelle canton, sì, e poi non le regarda più, no? E guarda che viene, e guarda che margheritine e garofolini cinesi, no? Questo masso, e l'ha fatto mia fiola. Ah, però. Ma fiui, fin le tre, questa notte l'è stata su, fin le tre, poaretta, l'è stata a confezionare per voi tutti i bouquet. E oggi era stracca, no? Allora l'ho lasciata dormire, comprendo? Sì. Ben, adesso vado, perché si vedono da spesso, dopo torno su, Perché voi salutate a noi. Arrivederci, Marco Tasi, Marco non sta a scorrere, perché il mondo è un de bestie strambe, E ti compreso, non te pensi? Intanto poi ancora dopo la fiera, mi dà una che la volta. Marco Tasi è dismesso con fiume invece, perché qua... Luca, vai, adesso, leva su, se no mi lavi a cambiare, lo vedo, va! Ma non è tanto sto repartore, ma già, papà! Guarda, sono in vela. Sì. Ma dimmi, mo, quanto sto pagando? Ma tu sempre del solito, eh? Appitosa. Ma guarda, è pulito. Te lo vado a fare a posto. No. Dai che piega malamente. No, tutto a posto, mamma. Senti, mo, vedi. E sti che la chiara di pasticceria, c'è le paste, le tartine, tutto quel che serve per il rinfresco, vero? Oh, sì. Ha da passare il giorno a micciole. In dove fanno prima? Ah, beh, sicuro che il pondoi sì, basta che non vi fermere di tutti i cantoni a... sta capita che vuol dire, eh? Ma si vedelo che sono cotta del... si vedelo. Ah, si vede, sì, come che c'è le cotta del franco, del germano, dell'alessio, stessa os, stessi occhi, preciso. Ma il Gianni, l'elon della mia vita. Sì, come che era il franco, il germano, l'alessio, dai, vai, adesso, dai. Mamma! Is! Sì, la è! Ma adesso vai! Vedi da questa banda se non le fuori! Insomma! Tut qua? La è? Ah, bene, guarda, complimenti! Ma non la che di sta parola, l'inte tuzza! Tanto che ogni tanto mi piacerebbe in cin, ci manco ermetico! Come vinci in piterra terra! Ma mi sa che lei è un'illusione, no? Ma sai sto te quante femmine che in questo mondo che volerie essere e non è? Senti, a so perde, va bene così.
sita. Ma ti piuttosto, Luca, io in te bagno che non senti acqua che corre. No, no, va bene, ancora terezza. Oddio, quale val che non va? Adesso tacca mi veni sull'agitazione. Mi pensi che sia ora di dire da inte senza riguardo. Dai, mi, dai. Ti, vai, ti. Meglio che te vada ti, sa. Venga, mi. Ti, cosa? Dove insieme, dai. Oh! Mi sa bene, spada! E sono venuto da inte. E ho visto noi. Voilà, questo è un mas stupendo, di rose e gili, ah. E che profumo, la senti signora Chiara, monsieur Marco, la senti che profumo, e noi, onde è noi che volaria saldare? All'intebagno, oh oh, esti dove spussarà lì anche? Io sempre trio che si petenea, che si profumea, che si stira. Ben bene, Ariane, così tanto a noi, comunque sì. Grazie dei fiori, sempre poi, gentile, sono due passeggiate. Ah, ma se mon travaglio, è il mio lavoro. Ma vuole dire salutare noi. Ma torni su dopo. Torni su più tardi. Arrivederci. Arrivederci, abitanti. Ma dopo come? Perché voi, voi salutare noi. Sì. Voi salutare. Arrivederci. Sì. Arrivederci. Ma che stress è? Oh, ma se nulla? Ascolta, mi vai a vedere. Vai. Sì. Non è. Come non è? Scusa, è l'Electrifact, non è mia. Sono a posto e Luca non è. Signore, sarà in bagno o no? No, vede. Torni a me. Torni a me. Sì, ma ascolta, ma con chi era ieri sera? T'hai dita anche prima, l'era col Paolo, il Federico e l'Andrea, no, ma non può non essere! Luca! Luca! Oddio, Luca! Ma al momento se beccate l'agenda con i numeri del telefono? Lo sono io, Oddio mio! Ta? Eh sì, ma il Noè! Allora, c'è chi? Prima che ti arriva, vai! Andrea? Allora Andrea, 92 16 15. 92. Fai il prefisso. Ah sì, scusa, scusa. 92 16 15. Nessuno. Non è nessuno. Manco mal, vuol dire che gli è insieme, no? Allora sicuramente gli è dal Federico. Aspetta. Bravo, 98 71 94 e te che dighe che il veni a casa subito. Tani che suona. Pronto? Sì, Blondì Federico, sì, Blondì, sì, sì. Sono il papà di Luca, sì, sì, sì. Senti, per caso, io da Luca. Ah, come? Se ne problemi? Ah, no, io la saluta, sono qua di chiesa, certo? Sì, sì, sì. Ah, non fuma. Prima. Prima, pensate, siete il cantino, no? Senti, capisci ti? Ah, sì. Sì, sì, sì. Sì, io ve pare già, sì. Ti e l'Andrea, sì. Sì, 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 dice bella quella noi, Florentino, di fresco, salto. Sì, sì. Oh, ciao, ciao, all'opera, sì, ciao, ciao. Allora, ecco qua. Allora, Federico, l'Andrea, io dico che se pareggia e qua al rinfresco, ma Luca non è. Ma onde di al sarà, non capire? E dai, dai, non state preoccupando, ti, che sarà il capitano, che mi capita a me la sera prima del tuo marito, va? Ah! Sì, ma perché te lo capita che mi non sai niente? Ah, niente, e dai, preoccupando, vai, po'. Sono momenti in cui la paura ci assale ed è grande la voglia di fuggire. Così è capitato al signor Marco, che alla vigilia del suo matrimonio non era più sicuro di niente, di se stesso, della persona che amava, della vita coniugale. E allora
Allora via, via quella lambretta in un bar, tra caffè, brioche, fernet, in cerca di quel coraggio che aveva smarrito. E Luca? Dov'è finito Luca? E se anche a lui fosse andata come il padre Marco? Anche Luca, incapace di affrontare quel momento, quindi via, una fuga in un bar tra caffè, brioche, fernet. Troppo semplice? Vediamo un po'. La sera prima del matrimonio, Luca uscì con gli amici Paolo, Federico e Andrea. Il padre Marco, una volta scoperto che il figlio era scomparso, telefonò a Federico ed Andrea, ma nessuno di loro sapeva nulla di Luca. E perché? Perché non chiamò anche Paolo, il terzo amico del gruppo? Dimenticanza o paura? E Luisa? Luisa, così apparentemente concentrata su se stessa e sulla sua ultima passione amorosa, che cosa sapeva Luisa? Certo che Luca era davvero scomparso e senza lasciare traccia apparente, non un messaggio, un biglietto, un segnale che facesse intuire che cosa era successo. Senti, a son perde, adesso è meglio che pensone a nostro fiol. Monde diavol saralo. Piuttosto scantete, corri in cerca del Luca, te porti a casa, te che fa del groppo alla cravata e allora sta venendo da funzione. E sto! Va bene, bella, no? Non è venuto. Nianca, Perché chi è lo che l'altro? No, prima conta del tuo. E Gianni! L'aveva mi aspettato davanti a pasticceria e non l'era. E allora amica telefonò a casa e sua madre tutta imbarazzata la madì che non l'era. E invece l'era, lei sentì che il che diceva di me di che non l'era. Sì, ma scusa, non li ha accorto stracotto, eh? Ma mi sì. Ma è ben indeciso, se dire andrio. Ma proprio un quel che si marita a me fratello. A proposito del tuo fratello, ti ascolta Luisa. Ieri ti parelo strano, nervoso, preoccupato. Bevilo ferne. A parte che lei sempre è strano, nervoso e preoccupato. Comunque no, quindi tanto. Perché? Tuo fratello le sparì. Non è? Le cabine angeli si erano le pito, no? Che? E mi sono educazione le paste parrucche, non è? Ben, comunque qua resto a cavalca, perché quasi mi agitei anche a me adesso. Ma senti, Gin Lui, pensa che va se te vengo in mente? No. Madonna, che fra parole brindisi la vara vesta in cina e stomaco sussora e sarà tutta se mangiava al per sé come da su. Bianca da Vilopo, una crisi de fan. Ma Pagliana, bisogna accattare, ormai è tardi, eh? Oh, guarda, mamma, che la puntualità non l'hai più de moda. Ascolta, mo sbeggia che la vostra veni dura che la perera ogni tanto, no? Adesso va de mia stanotte. Oh, vai. Che sia il caso di chiamare i carabinieri? No, ma scherzi tu! Calma, il sangue freddo. Di Marco vai a te fare ciano. Di Luisa chiama il Federico e ti dica che viene qua subito. E Tammi? Aiutami. Forse che? Vado a averne la porta. Avanti. Rose gialle, margheritine del prato e garofolini cinesi. Ottimo gusto, ottima scelta. Allora, Eloise è un po' di bagno. Sì, e lei è di camera che si è paliccia. Della chambra? La camera? Sì, però è fior. La
camera è quella, no? Sì. Oh, allora vado sulla porta. No. Vado sulla porta e gli fate ciao. E le scuse, signor Luigi. Ma stamattina mi fiole nervoso. Oh. E non riesco a catare il giusto verso delle braghe. Oh, mon Dio. E insomma, bisogna sapere che saranno già una certa età, sti tosate. Ma oui, naturalmente. Insomma. Ma oui, me la mi pare un po' nervosa, signora Chiara. Est-ce qu'elle est toute sotto controllo? Sì, che farai, insomma, furiosa, come vi vuole dire, adiosa. Insomma, per fortuna le funzioni che non capita a tutti i visti. Bene, naturalmente, ma forse mi sbagli. Allora vado, ma dopo torni, perché vuoi salutarlo lui. Sì, va bene. Allora, a più tardi. Accompagno volentieri la compagna. Vuoi guardare? Sì. Oh, mamma mia, che stress. Allora Luisa, lo dite che? Allora, dimmi, Federico le può fra 10 minuti? Lo vedi in mia per non agitarlo. Brava, ti ascolta, adesso vai di là e fare un pochino di fiat con le patatine, un pochino di salatini. Ma no, ma devi vedere che si sistema tu, dai! E se no che piace se mi? Oh, e se non fosse la... E se non fosse la sua altezza? Oh, ma mi sente che le fia il giusto per me? Oh, sono desperata! Sono a tocca! Oh, scomincio a perdere! Il dubbio le grandi. E lo mi affia che la là. E che l'altro? Beh, in temella ora il mondo si aggira sotto e sora. Dai, dai, non state buttando così da adesso, dai! Guarda che ne sgoda il Luca, sa! Come? Come? Pensi tu che seduta in giro con la lambrita beve caffè? Poveri anche adesso? E se magari l'avessi un incidente? Magari ne hai cacciato i documenti? Ma oddio, magari le do due capotole e le piente paceca! O magari la caglia strautala e continua a buttare su e si tracca in stergel! O magari le là che continua a sava! Dai, deve! Sono qua! Ma onde sto? Onde sto? Se non te te spieghe come fona te cacà! Abbi pazienza, e lo dirò che arriva Federico, ah? Eh? Sì, e spero che sia bene di Val. Oddio, oddio, è la Laura che si è casa da che telefono, ah? Eh? Ora sarà già bella pronta e vestita, e Luca? Ah, ah ma Laura, perché dopo la si mette in agitazione, no? Sì, ma non è che manca tanta la cerimonia, eh? Si ascolta, aspetta che arriva Federico e dopo decidono, bene? Oddio, sono la mia, eh? Calma, calma, sono sicuro che ancora che rompi di Luigi, e i suoi fiori. Sì. Calma, dai, poi, calma. Non è Luigi! Oh, signori, arrivai! Allucinante, envias da incubo, empè da Cesenatico a Bologna, e dopo en sette in scompartimento, pien de bocce, boccette, ciucci, panolini, nessuna considerazione per noi altri, nessuna. Alla stazione de Belum, en quarto d'ora per catan taxi, e poi l'autista pensi ad esse, a Relì de Monte Carlo, a veia stomaco, tutta ingropà, e la testa? Falla messa in piega ieri al salone Pretty Baby del Cesenatico. Bardeme, distrutta, in disastro. Un disastro. E mica che non capisce? E le perché i boccetti alle 5 la mamma tutte le ore? Oh, quando che se viaggia, stop! E invece no, lac, biscotti, rutino. Biscotti, lac e rutino, ah. Guarda, dopo, alle sempre qualche maleducato che fuma. Deve essere il finestrino! E io sono guarda mia, c'è tanto la rabbia!
e tanta de che vaia che mi è venuto quasi la tosse. Ma potremmo venire a bronchite, la bronchopolmonite e magari anche con qualche complicazione. Ma mangia schiena e l'uomo senza zio si deve tornare, la mamma mi era passata anch'io. Ha un compre vestiti direttamente a Cesenatico e in centro a Silverage. Ma lì alla pena Sasto gli avrei presi ancora dell'ampassato. Te vedrà che spettacolo. Ma adesso ne può dove via se sistemarci. E dopo, carissima, una zicchera di tela sarei in Toccassana. In Toccassana, sì, sì. Sì, senti Chiara, dove può dove via? A Pausancini, perché vado alle gambe tutte in gravare e le mie compagne la misericordia e mi tocca a Miccione andare su e andare infiammatorio perché sennò devo stare più in piedi. Ascolta, tirate sul led di camera nostra che tanto noi siamo pronti, dirà? Ma, sul led di camera? Tu? Sì, sì, vai. Oddio, mi tocca stare attento che sennò faccio un conto. Direte? Sì, sì, serio, ma elegante. Elegante. Anche se a Silverage ti aveva ricattato meglio. De meglio. Ma se sa, la moda bisogna di accattare antiposti di villeggiatura, d'altronde sta sempre in questi paesi. Paesi. Dai, Olga, che don. Ma onde mettire? Se te va bene. Sol che se te va bene, eh? In te camera della Luisa. Quella con tutti i manifesti de hommes de snut. Beh, se proprio non le ve meglio, e mi raccomando il tè. Il tè? Sì, ma ascolta, Ali, saluta, a me non mi pare. La vostra facchia è fatta e cosita. Ma ti saranno meglio che ti? No, prima il pezzo è Federico e mi do un che mi conta. Ehi, ma che roba. Guarda, parente che batti qua poi, fior dappertutto, una fia in crisi affettiva e soprattutto il sposo che le sparì. E la caramella ora se ne va a sentire Cesia, eh? Ascolta, ma guarda, da che cina arriva il Federico Sention che ne conta e dopo decidiamo un bar, sai? Poi, insomma... E lo meglio che c'è Monica Ravignieri, non si sa mai, eh? No, prima aspettiamo Federico, vai, ta calma! Oh, insomma, ascolta, mi va di camera a vedere se per caso cate qualche biglietto o qualche va. Calma. Calma. Oddio. Oddio, è la macchina! Marco, è la macchina! Quante camere la macchina? No! Luisa, Luisa, vieni qua! Ascolta, dai, tu a prendere se il tuo parcheggio nella macchina del tuo fratello, muovete, corri! Oh sì, cosita, io ne approfitti ad annunciare se le ingiro il Gianni. Oh, magari fa il prezioso, magari che piace che c'è sulla... Ma muovete! Ma Luca, non sto finito. Ma sto tempo? Oddio, quello proprio così importante, zia, perché... Potrò, guarda... pregate, prega, due minuti, no, de pi. La franca là in te bagno e mi sente parola delle scuole. Te preghe! Va bene, dimmi. Chiara, mi sono innamorata, mi innamoro... Come? Cande? E di chi? Oh, le onde del gruppo dei pensionati, due a Cesenatico. Le è stato il colpo del fulmine. L'hai visto? E paf! Ma te il vedesse, il fisico asciutto con il cinto bronzatura. E ti che piace tu? Sì, mi non sai, te sa bene, non sono mai stata una femmina di carattere, sempre sconduta dietro le spalle da mia sorella. Lei che non sa mai di scoresti. Ma come faccio a essere innamorata di lei senza conoscerlo? Mami, canta che l'hai visto la prima sera, con che la giacchetta color panna e le braghe toffelate. Piente capelli, tutte belle petenà con la riga da una banda e sta bella faccia contenta, me son di da che è il mio nome della mia vita! Grazie.
come che ragiona e che carattere che l'ha, Che? Alla mia età? E mi lo epitempe, cara mia, dopo i 30, la prima impressione che era giusta. Ma come è che ti viene a me contare su tutte ste robe? Ah, e dopo proprio un corte sono piena di mestiera. Oh, Chiara, bisogna... Bisogna che te mi dighe come che hai da fa per conquistarlo. Come che t'ha da fa per conquistarlo? Oddio, mi capisce che te volesse anche agitarla, zia, ma... Guarda, fun così, da. Te promette che stasera magari che parlerò con Cimpi Calma. Ma insomma adesso, come di... E Luca le sparì. Chi? E Luca? Ma Luca tuo fiol? E che che adesso è marita stamattina? Ma onde lo tutto? Magari se avesse... E parte ieri sera con i suoi soci a Famadoria e non è più tornato. Oh Dio, pure la me Chiara. E allora no, non te pur me dai dare. E scusami, potevi ben capire che eravai che nodea dalla tua faccia. Non sai neanche se nel caso di quel dia Isila, inte, potrei essere agitato, insomma. Oh, che pensemi, mi conoscemi due compari, mi informa con le dovute maniere. Ma adesso, secondo Catar Luca, le creste è una roba importante. Mia, qua, io ti posto neanche una lettera, un biglietto. Ciao, via! Lascia tutti, che hai contato tutte la vittima ne dai, da. Ma puoretti, che pensier, che amare. Ma vedrai che si sistema tutto, le darò. E Chiara, ascoltami. Ma viene che la fa. A quel bocca. La macchina non è? È già lignata. Meglio che così. Ma però, anche da Federico, e che conta tutto. Ma sono sicuro che non lavoro mai questo, no? Oh, ma tu la pensi da un chicchissone nel seminino? Io sono chiesto a te ieri sera! Ma mia! Oh, ma dai! E con te un po' che le barzellette, dopo ascoltare gente musica, e basta! E Luca ti fa io agitare! Ah, sì, ero più tranquillo del solito, vero? Ma, ascolta, ma sei la più che del solito? No, tu! E un po' che mi fermi, ti mando la ragione! E dopo? Come ti ha perso la urna, mi ha portato a casa, ma mi hai finito tutti! E dopo il Paolo, e dopo l'Andrea! Ma, allora l'Andrea è stato l'ultimo, vero? Eh sì, è stato l'ultimo! E la carne si pareggia, voglio che vada a chiamarlo! Oh, magari Federico, ma lascio te sperare, non so proprio più che fa, vero? Credimi che non lo sperai, provai a ricordare. Se mi pensi in l'arma, non mi riesco a me nulla. Federico, posso, vieni con te? Allora! Basta! Mi tirate sta giacchetta! Pensi ora, Chiara, tirare qui, e sai dopo ben fuori, e Luca mi viene entrato con la testa sul collo. Al punto di partenza. Speriamo, Marco, a questo punto che Andrea sa le val, dai, perché se sono... Come se arrivo di che non è? Come non è? Mi volevi essere più convincente, ma gli è partito come due missili. La Olga, la madiche non la dormì a casa stanotte. Le ha tentato, nessuna lettera, silenzio telefonico. A casa non è tornato. E nel disecosita? Sì. Dopo che piazza allucinante che ho fatto senza neanche una cicchera di te? Se avessi immaginato, zia, ma me fiole sparì e il resto non mi interessa. Ma rende con me che la situazione è piuttosto tragica. Oddio, magari le è successo un incidente. E il sequestro, e il rapimento. A proposito, come stai al solito? Mettere anonimi? Telefonate mute? Ma andiamo qua, dai, telefonate anonime, lettere mute, dai, po'. Non sto a fare la più tragica, dai. Ascoltami, adesso sapete la situazione. Allora, dai, avanti, cambia la vostra e stai qui fincando che torna. Va bene? No, cari, sono qua e vi darò una mano. E lo no, io lo non sneodo. Mi dice Maria Carabinieri. Voglio che vada a fare giro qua d'intorno, magari cate. Zia, è meglio che te stai qua con noi, se no va a finire che te perdi anche a te. Ascoltami. A
adesso va lì, arriva l'Andrea, che lei sa l'ultimo che li ha visto, no? Lil, guarda che bello! Allora? Tutto a posto? Pronti per la cerimonia? E Luis? Devo fare di bagno! Ma come fanno se siete Sì, le sempre dite bagno, le dico che finisce se fare ciò, insomma. Qui, insomma, qualche problema? No, ma sta, scusa, sentire che fanno gli ultimi preparativi, allora, non sa, Oui, c'è qualche vuoi che avete dei problemi, ma, je suis là, se vous avez bisogno, me fermo, No, tutto a posto, tranquillo. Ah, ma torno dopo, perché vuoi salutarlo, vuoi salutarlo, a più tardi, ma dopo torni, E voi, mi raccomando, non stai a fare massa pubblicità a chi chiede il pelo del gattino. Figli per un signore in cilla la roba entra queste quattro mura. Pronto? Laura carissima! Bella che è pronta, sì? Ma che onde va sto? chissà che bella che testa! Sia le onde sbavessi che è di una strana ma figurati di sarà la citazione. Comunque se vedo un dopo sa Laura, ciao ciao bella, ciao ciao ciao. Avei una voglia di che Vara che mi non sai se fa così con pelo da conto il bus, Ascolta, aspetta un che si rime l'Andrea che forse è il sa da ne di mal di meglio, sa? E così, perché c'è Renzi davanti alle vostre camere, c'è un novità che conservi subito immediatamente. Va bene, comunque mi insiste, che lei lascia mai i carabinieri. Ma mi diria qua in giro. Sì, vai a te, vai in te camera. Mi aspetta sempre che la cicchiera le te, ma mi pare che non le giornava. Allora, appena finì il gas, dai. Ti ascolta. Il mandone è gestionato con taxi o con la pedale di qua? Siete delle ospero che si è... Nessuna lettera, nessuna telefonata. Forse Luca era rientrato e poi ripartito. Certo è che quella sera tutto sembrava apparentemente normale. La festa con gli amici, qualche ferne e poi il rientro. Prima Luca accompagnò Federico, poi Paolo, e per ultimo Andrea. Ma che cosa accadde davvero tra i tre amici? Forse una discussione o qualcosa di più? E a che ora Luca lasciò Paolo e Andrea? Che cosa si dissero? E davvero Luca non passò per casa? Ma soprattutto quanti inferni si era bevuto di nessuna novità? Sì, ma a che ora le sono, sai, ieri sera? Ma ieri sera dopo un porto a casa al Paolo e Federico e Luca al Madrid. No, hai voglia di dormire? Sono massa agitato.
Vento con mia fangiro, mi ha domandato. Ma mia vena son tremenda, Ma perché fa un piacere? Che dite, sì? E allora, via con la macchina. E Luca? E Luca al cantea. E ben partita tutta a cantiana e tutti doi, A un certo punto, la ferma la macchina. Avevo presente che sua, Gaera. Ben, la tira fuori una bozza di spumante. Sta qua, che l'hai portata via al ristorante, ma dite, ridendo. Dopo, se la sono passata, bevi una canna. Senza più score. Mi, il barbei, e mi domandai che te pensea. Ma, ti parevo strano, gitano, sai? Ma, era come ciappata la malinconia, con la scommenzame de score della sua vita, de cande che l'era boccia, della scuola. Parole che veniva fuori una di che l'altra, come se le desse da sole. E ti? A me, mi ascoltei. Ascoltai e pensai che pare Luca l'era l'ultima sera da scappolo. Ma a un certo punto il madit. Adesso conta a te che mi hai descoresta anche a massa. Mi non savei, che hai contato. Però forse per via del spumante, sa come aver una diga. E mai la savi anche a me? Come che non l'era mai successo? E qua ci sta con la ciacolà. Ma una ora, due, non me le ricordo. Sai che l'era bella sta la denota a ciacolà senza impedimenti. E col spumante che fa la sua parte. A un certo punto il madì, dai che andiamo a casa. E che ora era? Sarà stato alle 2, dopo siamo tornati in paese senza più score. Mi era messo in dormenza. Ogni tanto dei non c'era. L'era anche in serio, ma non mi pare tranquillo. Insomma, te non ti sei accorto di mia, l'era Luca di sempre, insomma, ecco. Sì, l'era che di sempre. Non le scorre a più, ecco. Insomma, sta come? Che gli accorresse dei suoi pensieri. Oh, invece non sai, Mai adesso da con mal di testa, massa spumante pense. Dopo siamo arrivati, mi l'hai salutato e mi ha facciato con la mano. E adesso che mi so vien, e il sangue tuo ride. A ride? Perché? Ah, non sai, va di ciao Andrea, e tu la ride. Poi le partì e l'hai sentito ride finché non la gira il cantone. Strano però, eh? È strano, sì. Anche se avevi pensato bene, quando sono arrivato a casa e mi hai guardato le specie, hai pensato che Luca l'aveva contraire. Non vedi che te che condizione che era. Ma mai te l'ho messo? Ma ora? Ma perché? Mico ricordi, vado dentro la macchina, vado e mi fa un giro. Anzi, vado su alla ragione, e lascio che dorma l'ari. Andrea, Luisa, vieni con me? Oh, sicuro. Tutto il mese non avete fatto tutto quello che dice alla Laura. Laura. Ma perché? Non la sa ancora mia? Questa sera pensate di non spaventarla, ma mi pensi che adesso l'aveva il diritto di sapere la verità, E comunque non è giusto, Chissà che passa per la testa. Non è giusto ne fa patire in questa maniera. Lei è egoista. L'ha sempre pensato solo che parere, sempre. Ma perché ha sto ad accusarlo in questa maniera? Guarda che poi gli è successo anche una disgrazia, insomma. Anche quando che era le bocce si godeva i cini sui spini. Mi spaventava, era la sua passione. E anche adesso non le cambia mia. Adesso mi capita sotto le mani. Senti, mica pisemi che ti sei agitata, ma la cattiveria no, Che non ti senti più le scorre così dal tuo fratello, lo ben? Adesso vai con loro che fossi cattiva. Vuole che la donna che mette sul tè? Sì, sì, non mai, perché se no tu resisti. Ma allora lo rischiamo da lì. Non le nessuni. Che situazione, che tragedia. Sparì e noist, così, come se fosse mia. Uff. Cande chi fiori non si tira su con le dovute maniere. Oh ben, che sta la cattiveria bella e buona, la Chiara e il Marco le do i bravi tosat. Sì, ma gli è massa moderni. Tutti chi hanno desnutta che è super che il mur, sai anche a me mica la Luisa che ven cattivi i pensieri. Ah, perché? E te li venui anche a te? Figurati. Te sati che mi certe robe. Voilà,
Broiona! Ma non avrei visto come te guardai al Carlo con le venute fuori da quella cabina là con quel mini costume. Sì, ma anche la Olga l'ha gadat nauciata. No, ma per caso. Era girata di là. Chissà come mai che ne guardai sempre. Oh, ma sol per caso, eh? Invece noi altri uomini, pardon, le femmine, sempre con l'idea fissa de... ma ve capivi, erano vuol che vada nei minimi particolari. Come mai sta differenza, eh? A proposito del Carlo. Sì? L'altra sera dopo cena mi ha fatto un discorso strano. Ma che discorso? Sì, che il si sent sol, che piaceria aveva il guin da vesin. Ma come mai a ti? Secondo ti? Oi. Volevo fuori un'altra volta. Ma volarito di che, Franca? Volarito di che, insomma? Non ti ha mai nascosto che il guarda sempre verso la nostra tavola. E cande che sia una spiaggia e passerà al manco 5 o 6 volte davanti al nostro ombrellone. E saluta e può... Ma tante passa. Ma per forza! Ave proprio l'ombrellone sulla strada che porta le cabine, le obbliga a passare là se non riesce a cambiare costume, o vedo che mostra il culo a tutti. Pretesti, caro, pretesti, tutto calcolato. E il fatto lì, che non sai che hai da che risponde. Ma perché, po? Se lo dichiarà? Te lo dit che sì. Lì là, manca poc, hai idea che appena che di rondul mi sarà tutto. Ma mi, avete che di che, mi? Ma scusa, senti, Franca, ma... Insomma, sto benedetto uomo, a te ti piace, no? Sì, non è mal. Pararì anche che l'avesse una buona pensione. I fiori maridai, la casa sua. Ma non sai, forse non sono ancora pronta. Non te sei ancora pronta? Oh, signor, non te sei ancora pronta? E volevi aspettare ancora qua? Ma dai, cara, date una mossa. Perché se no, te vado di a catalogo. Sì, ma te vai a catalo con la badante e col bacchetto. Sì, ma guarda che non è prudenza che dite sì al princre si dichiara così, senza fare i confronti, pensa mica anche lei che è giusta, insomma. Guarda, gliela tutti in fila, tutti col numero, guarda, mi pare di vedere un trio con l'altro, va, tutti, che venga avanti. Ma non te pare di aspettare anche a massa. Ti Olga, te pare lo che è? Aveva che dite sì? E poi che cosa vuoi? Ole Olga, sì, la morirà senza di te. Ti è sempre stato il suo sostegno, la sua forza. Sì, ma non posso mio rinunciare a fare la mia vita parella, eh? Le che si è cresciuta insieme, ciò. E adesso, adesso la resteria così di colpo da sola a dire la verità. La me fa anche peccare. Chissà se sarà mai stata innamorata. Se l'avrai mai avuto qualche esperienza? Eh? La Olga? Eh? Ma se non la sai neanche adesso al mondo? La dipende tutta a me. E poi lei è anche bruttina, insignificante. La si vestì sempre de scur. No. Nessuno la avrà mai guardata e nessuno la avrà mai dite pide bondiede buonasera. E poi comunque che penserai? Il Carlo non è mal. E poi la Olga la può venire a sta con te? Te dai fai i mestieri di casa perché mi è chiaro che toccherà mi trasferire. Però potessi andare seccata tutti insieme la domenica a magna. Ah, a magna sì! Ma mia Olga, non la vuoi? La mia mente agitazione! La gira fare la casa così, come un fantasma! No, guarda! O te racciole ti e se no la metton in convento! Me la porta Drio vive con me il Carlo, ma scherzeto, pare che inizia da di Drio parla su strada. Se proprio non te la vuole, la metterò in convento. Brava. Dio mio, quanti fastidi. Prima Luca, adesso la Olga. Ma non è proprio possibile avere in cinque pase e una cicchera di tente sta casa. Muscio. Compagnia. Vai. Sì, il Carlo non è qua. Noi la umbiù prima. A proposito. Avevo pizza, ma i carabinieri? Mi vanno attaccare, non è la ora se non succede niente. Ah. Stanno... Oh, io ti cerco i bocce e speronga. Ah. Ma la Gioia? Gli è venuta una crisi, ma la si rimette subito. Ah. Michele Ciame la beve il tè. Ecco, c'è gli ordini, signora, sempre a me mi tocca di bere. Ma la sua età è normale, ha i sbalzi di umore.
Ma guarda che la zia Olga, la 5 anni e manco le tie, cara. All'anagrafe, cara, all'anagrafe. In realtà, so mica tire la careta. Fisicamente lei è una strafa. Il carattere, po', meglio tase. E pensai che a me la messa così simpatica, invece... Perché che non te la conosce? Canne che lascia in ponta, apriti cielo, lei pedo del mus. Oh, ma che salve, che salve, lei? Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore. Ma che sta, lei, Luca che sta? Eh sì, che l'hai regalato a me per il compleanno. Ma com'è la bocchina della trebuchetta? E sarà lo stacchiere che la inter. E quanto ne sarà che l'era là? Aspetta un attimo, sono sicuro che sta cassetta qua e l'avente macchina ieri sera. Ma io sono sicuro, guarda che l'importante è. Sono sicuro, sì, perché ieri sera questo siamo fermati a Gaer, l'ho ascoltata non sai quante volte, la fiata sottofondo ai nostri discorsi. Ma sì, ho sicuro che c'è questa la cassetta. Ah, chissà quante che sarà in giro le compagne, po'. Ma no, mamma, guarda che l'hai scritto qua. Auguri rompi, l'hai scritto mi. Allora, stanotte, e ho valgiun gli altri e noi in tutte porte che dammi tu. Sta cassetta quante buchetta delle lettere, eh? Ma perché? Ma va a essere per forza stata il Luca, perché per arrivare in te porte bisogna per forza avere certe portone, eh? Sì, ma a me non capisco il motivo, però, eh? E come se... ne mandese un messaggio? Ma che messaggio d'Egitto? Andrea, ascolta, ma hai detto sicuro che... Della che sta la cassetta? Non mi ricordo, è proprio tu pulito. Come che hai detto, ieri sera era stracco, moria dalla son, era anche a cinciocco. Insomma, tu sa, la cassetta l'hai qua. Ed è Luca neanche all'ombra. Sì, però, sì, ma... non per destusare entusiasmi, ma vorrei che vi ricordate che da cada minuti la semanità e ancora non sapevamo onde che è. Ma adesso è capitato, Valde, veramente importante per obbligare a si comportare in questa maniera, comunque, eh? Ma che? Allora, pronti per andare in chiesa? Tutto a posto? Guardé che mas. Guardé. Guardé che mas, monsieur Marco. Rose viola. Garofolini cinesi. Ah, mi? Mi mi ritiene un uomo fortunato a lavorare in mezzo ai fiori. Perché? Perché? A volte capita di levare su quella luna storta, no? Capita a tutti, no? E si Marco. Signora Chiara, anche a ella che capita delle levare la luna storta. Mami, quando che verdi la porta della mia bottega, mi passa tutta la rabbia, mi passa tutta la malinconia e mi metto a chanter. Laissez-moi vivre tranquille. Oh. Che brutte musica. Che brutte façade. Oh mon Dieu. Je suis arrivé in un brutto momento. Eh oui, hein. Lì che, insomma, c'è proprio un problema. E Luca, insomma. Oui. E non come te bagno? No? Il è uguale. Insomma. Il problema è che Luca le sparì, ecco. Oh, mio Dio. Le cammina, ieri sera non le più tornate. Oh, dico. E non sa, ma perché? Purtroppo. Ma allora, strano però. Come strano però? Eh oui, molto strano. Ma voi sapete bene, no? Che mi stare con l'appartamento sopra alla bottega. A un certo momento, una vettura si ferma sulla strada. Allora voi sapete, no? Che moi j'ai toujours paura dei voleurs. Di chi? Ma di chi che porta via la roba, no? Dai, ladri! Oh. Oui. Allora mi verte la finestra e guarda, du, è una macchina e mi pareva proprio la macchina di Luca.
è stato là un momento e poi boom, partita via, di corsa. Ma è che colore era la tua macchina? Oh, parbleu! La mi pareva verda! Ma oui, ma con la luce del lampione la era proprio verda! Oh, che la del Luca l'hai proprio verda! Allora l'era questa notte! Oui. Le passa? Ma par che può sarà lo torna a camminare allora! Sarà venuto a mettere la cassetta della bucchetta! Non sa so la ragione! Purtroppo, noi veramente siamo desperati, signor Luigi. Poi si comprendo, ma comunque, se lei venisse a Saviva, che venne subito a Nedì, per piacere. Beh, oui, certamente, perché... certamente. Sono a vostra grazie disposizione. Grazie, oui. Comunque... Sì, col di? Posso andare sì, tranquillamente? Sì, 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 vado a investigarci. Ma comunque, dopo che torno, Dopo che torno. Va bene, sì. Sono momenti in cui la paura ci assale ed è grande la voglia di fuggire. La macchina, ad esempio. Forse attorno a questo particolare si può davvero celare il mistero della scomparsa di Luca. Ma davvero? Tutti sono preoccupati? Davvero tutti stanno cercando la verità? Marco, Chiara, Federico, Andrea, Luisa. Già. Luisa, che cosa si nasconde dietro l'atteggiamento un po' infantile di Luisa? Dietro la sua indifferenza, celata dall'egoismo. E Andrea? Dal suo racconto sembra certo che Luca è rientrato a casa, ha messo la cassetta nella bocchetta delle lettere e poi qualcuno l'ha visto. Certamente Luigi, il fioraio. Ma cosa faceva sveglio in piena notte Luigi? Davvero era preoccupato per i ladri? Davvero ha visto la macchina di Luca? Una macchina verde. Siamo tutti qua! E lo potete andare a Luigi perché le quattro è? Potrei essere? Vada verde? Fatemi. Permesso! Potrei descorre con Luca, per cortesia? Nave imbarazzate. Parde che non sono mio una sudangeri, eh? Il torna, sì, oh, se il torna. Ti conosce ben mio. E lo chi che va a tornare? Ma che dice voi? O aveva che di me? Prima che la me messa in piega la vada si fa benedì del tutto. Laura, mi rincrescosita tanto da sto dolor, ma... ma te sapevi sente che è stato che sono anche a me? Insomma... Luca non lì, ecco. Come non lì?
camminare, ieri sera non è più tornato a casa. Ma non avevo visto che andassi magari a cancin. Non si un buon decatalo! Spari! Spari? Ma sei proprio sicuro? Onde vuole che sei tu? Avviò mai i carabinieri! Senti, Laura, le tutta la mattina che gli dico, ma quanto sta casa non è nessuno che mi ascolta. Allora, o cor pensa Valk, e subito un cerca! Si ascolta, Laura, non le parme fai affari vostri, sa? Ma non sai, per caso, avevo begai ieri sera, non sai, una sfuriava. Ti assicure che poi succede tutto prima di se marilà. Ma che? Non avessi neve smotivo. Son visto in geri mattina, avevo un concordale ultime robe. E dopo, savo un saluda, senza problemi. E va? Mi si va co. Mi ritorni nella mia bottega, Non hai idea, sì. Perché qua la situazione non so. Ma è lo possibile, mo? Mi, qua col vestito da sposa. E il preve il coro che fa prove via antegesia. Amici e parenti già pronti col riso. E lucano le. Avevo ben lieto robe così sul giornale, ma che la me capitesse proprio a me. Che rispetto, che figura che faccio mi avesse. Dai, vieni da là che te laghi in perdi aspirine, poca cosa. E dopo se come dei accanci. Ah, pure poco. Ma quanto è bello poco ieri, amoroso. Sì, sarà stata una diecina di anni, forse da più. Ma eri sempre tutto d'accordo? Ma sempre. Mai una bega, mai una discussione. Per stati versi, pare sai che fosse già maritato. Ma s'attaccai, secondo me, ieri. Ma s'attaccai. Luisa, tu ne vai a fare l'ultimo giro? Porti nella mia parte, a te porti nella mia, perché se no... Olga, donde là? Provo una seduta di 5 minuti perché prevedo ore difficili. Ore difficili? Comunque mi insiste, creda c'è mai i carabinieri? Che magari ne sono che ferire, se vuole ancora sono qua. Ora che è andata, sì che colpo. Ma insomma, ti che te la conosce pulito. Specialmente a Luca, ma che tipo ero? Ma mi è sempre visto insieme tranquilli e sereni. Anche se non so, ma sta bonde capì come che due caratteri così da differenti i potesse di bene insieme. E il calmo e posato. E la tutta l'agitazione sempre in movimento di qua e di là. La legge degli opposti, no? E nessuno sa perché o per come. Neanche so fare, so male, so morosa. Nessuno. Tanto sta che se pensia di conoscere un vece. Sparito. Infatti, se pensa di conoscere bene una persona, invece... Signor Marco. Che? Dimmi. La signora Chiara la vorbe de score. La incina agitata. Pense che sei stata in colpo dove mi di sta roba. Dimmi, di, come stai? E ancora non mi par vera. Forse vedrò che succede un'altra. E no a me. Andrea, senti, fai incinta di compagnia a me, vado a vedere che vuole che l'altra. Sì. Ma marito, mai pensato? No, Laura, no, lei da Luca si è comportante in questa maniera qua. Pensa che sono stata mia l'ultima a vederlo. Prova sa, stavo mi ricordato che sono dito, ma... Una gran nebbia in questa testa. 10 anni con me, senza conoscerlo. Mai avrei immaginato mica tanto questa situazione. 10 anni, capisci tu? No, in di una settimana. Anche se, a te dire la verità, non era buona di me perdere del tutto con Luca.
tante robe, le reste a inte, non le voleva venire fora. Ma cale sarebbero ste robe? Sono momenti in cui troviamo il coraggio di guardarci dentro. Alle volte è sufficiente coprire una piccola cosa per aprirci gli occhi. Alle volte è sufficiente incontrare la persona giusta. Ed ecco che la verità, che non abbiamo mai riconosciuta, ci appare incredibilmente chiara. Solo ora Laura ammette a se stessa che non si era mai aperta fino in fondo con Luca. Che impressioni, paure, emozioni, pensieri restavano dentro di lei, un mondo così personale mai condiviso con Luca. Quasi un segreto, custodito nel suo intimo. Solo ora Laura ammette a se stessa che nel rapporto con Luca mancava qualcosa. Già. Adesso mancava anche Luca. La sera che mi avevi agitata, non mi ricordo più perché adesso, te di che mi farà stare davvero... Le formiche in te la panza! E il tuo ride, guarda! Ma sei tu, proprio una stupida! Bastia che dicessi che l'encin sotto il suono di stomaco, e boom! Ma questa, penso che una piccola stupida roba successo ante diese bellissimi anni. Scusa, sa, ti penserà che... No, no, guarda che anche a me da spessa è come... Brum, brum, brum. Le formiche della panza. E sai che vuol dire? Tutto quel movimento. Che struccogni, gron, 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 gron. Che la sensazione di non sapere più che fai che ti cava il fiato. Proprio, proprio. E pensa che si è tanti, grum, 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 che sei come le formiche ante la panza e che noi disnia. Anche adesso, bish, 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 bish. Tutto il ribaltone. Sì, ma le parvia del Luca, cande che il torna e il te passa. Cande che il torna, se il torna. Ma mi, che di che? Ave da fa che? E ben, sarà ben el che toccherà di e fa l'estatella combina tu sto rafanas. E mi? Ave da fa la rabbiosa? O ave da perdonalo? O fa finta venia? E pensa che tu che sei stato il di più bel della mia vita ancora. E ben Laura, questo sarà il di più bel della tua vita. Magari più bel di quel che te pensei. E la son che si è Luca come dalle robe. Certo che. E Luca, le ben fortunata ben amico come ti. E se conosce un da cande che riane boce, che sempre voles ben. E cande che insomma tu con me? Ma sto pensa che? Che l'aveva catata la tosa in gamba del paese. Mi ricordo ancora la prima volta che t'hai visto. T'avevi un paletò rosso e una baretta in tinta. Ma come fa a te ricordare? E le sta come un flash, una fotografia stampata ante il cervello. Te mi pari una popa. Ben ben, dison che 10 anni fa era ben quasi una poppa. Ma guardati che strana che l'è la vita. Una volta gavei domandà a Luca come che era vestita al nostro primo appuntamento e non se le ricordea. E invece ti... Sì, ma vara che è solo questione di buona memoria, perché potrete contare diesine dei casi, dei situazioni, le hai tutte quante la testa, come in computer. Ah,
E con tutta sta memoria, non te ricordi che è successo ieri sera? Hai detto, sonno e alcol, due brutti soci. Mi viene in mente solo che la risata là, sasto? Come che era di un che la si libera da un pensiero che non riespiace ni da inte. Ma non rispondi nessuno? Dai Laura, rispondi ti perché... Oh no, no, rispondi ti, rispondi ti. Pronto? Pronto? Chi? No, non si sente bene. Pronto? Ma da dove? Ma non capisco niente, la voce va e viene. Pronto? Dovrebbe chiamare di nuovo? È stata la linea. Carlo chi? Ah, un certo Carlo da Cesenatico. Hai sentito Cesenatico, sbaglio? Sì, ma non si capiva bene, era un certo Carlo. Carlo? Segur? Hanno proprio di Carlo da Cesenatico? Da Cesenatico? Sì, ma perché lo Barbuni che conosce? E aveva San Portineria dell'albergo al numero de qua, se n'era problemi, e el. El? Vesto Olga che non le bonde sta neanche andì senza me vede. Le inchiaro il segnale di resa amorosa, o sbaglio? Ma se non ti sa niente, perché che la c'ha ma? Ti te ne scorre sempre a sproposito. Ma è fin troppo evidente che se la me mancanza, che vuol me salutare, senti come che sta, che sa come che le tutte il viaggio. Oh signor, e mia veda che contate noi che le scampa, non volare che pensesse che la me fa meglio dai numeri? No, 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 meglio tase. Di stocchetti. Fatti. Farmi. Fatti. Ma, Olga, Olga, ma non è da te se comportante sta maniera. Capisci che partire dura dovete separare da me? Ma resta sempre il convento o niente? Scusemi, ma rimasta attaccata a te mi. E adesso che hai da me marità? E non che ha da se marità? Alla che domanda la zia, perché noi non ho capito. Mia. E la pena c'è mal Carlo da Cesenatico. Le unche sì, insomma, le cotte mi. E pensi che ti sarai di sì. Ma la Olga l'hai disperata. Ma e lo unco la giacchetta color panna, le braghe cappellate, i piedi dei capelli, bel petenà con la riga nella banda e una bella faccia contenta. Sì, ma di come fai sto sapendo? Ah, via combinazione. Pure Olga sì. Sì, ma te capisci bene anche a te che non posso rinunciare a fare la mia vita parena. Spero che ci ame la nof. Spero di no, spero invece che la linea la resta bella libera a fare Luca. Anche se oramai. Ma sarà lo successo che? Ah, comunque adesso che dica al Marco di chiamare i carabinieri, perché la questione la si fa seria. Mi Laura, mi dispiace così tanto. Non la stai che sei zitta per causa mia. Non è mia colpa sua. Forse la causa sono me. Ma non mi viene che niente così importante da... Sì... Sì, una settimana fa, a un bel beganzi. Ma l'era causa dei preparativi e di tutto. Dai di che l'era un orso, un senza cor. Tu stupidate, Sala. E il mi diceva che era ancora un tempo e che in giro che ne era dei più vieni, dei più simpatici, dei più disponibili. E due mi fa la lista dei suoi soci, dal Federico al Paolo e... Adesso che mi viene in mente. E ma l'escure sta anche di te, Andrea. De me? Un come l'Andrea te aveva te marità, non mi! E il mazziga prima di camminare. Ma si sa, le robe che si disse senza senso, senza che pensa, poi da sera al mazzamà, e le torna tutto come prima. Mi non mi ricordo delle altre beghe. Avanti! Non sarebbe lui se non fosse per una consegna urgente. I fiori oramai non serve più, manca a noi e da cada 5 minuti chiama il papà che dice che il mande tutti a casa. Mi personalmente non son proprio buona a falo.
Che vergogna! Che vergogna! Me serete casa e non ve ne farà altro! Me no, mademoiselle! Me! Questo mas de rose rosé non sono per voi, ma no, solo per una certa signorina Maldivi. Sì, signorina Maldivi. Signorina Maldivi? Oui. Maldivi! Oh, le cognome delle zie! Mi sono trompé, enfin, no? Insomma, non l'hai scritto per cala qua, no? No, ma l'indirizzo è quello vostro, sì, no? Sì, Maldivi. Ecco, è arrivato per l'Interflora 15 minuti fa. Ma che gesto romantico! In cin de poesia non la guasta in questi momenti qua, anche se purtroppo non la risolve. Mi non capisci più niente. Mi sono stordì. Mi sa che si è stordì anche a voi altri. Enfin, se c'è qualcosa, se c'è qualcosa, mi chiamerete. Hai una figlia anche a me. E je comprendo enormemente se succedesse un affare analogo a lei, no? Comunque, ora vado. Sì. Ma se posso essere utile, sono sempre di sotto in bottega, eh? E starò su con gli occhi aperti, eh? Grazie mille, bon. Arrivederci. Arrivederci, eh? Mademoiselle, arrivederci, eh? Bravi! Andrea, ma ti, a verità mai fanno una roba compagna? Piantala amorosa, è il dì delle nozze. Ebbene, aspetta, dilo. Prima bisogna che sentio nelle raison. Magari non lo voleva, o magari le è successo val. In questi momenti, guarda, mi viene di chi pensieri? Se per caso il destino... Sì, ma visto su che? E ne manda dei messaggi. Strani, finché te vuol. Ma se sei un buon di decifrali, ancora non sai che vuol dire tutta sta storia. Ma sono sicura che non succede nia per caso, guarda. Mi, con la rieta dai da, Laura, davvero. Ma non sai come. Mi sente inutile e stupido, ma proprio non me ricorde. Te squacco mi e te me fasse coraio. E dopo... Ti anche a te le formiche in te la panza. Te parlo poc? Sì, ma se potesse te cava fuori da sta situazione. Fa così coi detti e vede tornare Luca. E se dopo te sbaglie, te sparisce anche a te? Sì, ma dai. Dai, che doma si beve in caffè. Dopo, che ci amarai al papà, oramai hai per le speranze. Mandammas de fior da Cesenatico fin qua. L'avrà spenduta una fortuna, ma quando l'amore c'è. Oh! Mi manca più di quel che credevo. La prego, torni presto, perché il mare non ha vele senza di lei. Suo affezionatissimo Carlo. Oh, il mare non aveva. Oh, che poeta, che delicatezza. Olga partì subito. Come? Senti, l'entreno che parte a mezzodì. Se si muove un fa ora c'è palo, perché qua si unenti i piedi. Ma te scherza la bendera, ma la Chiara, il Marco? Ehi, sta meglio senza di noi. Gli ha più libertà di movimento. Ma a me non mi par proprio che sono egoismo da parte tua. Come? Dopo anni di dedizione a tutti,
Arriva il momento di pensare per me e sono egoista? Ma visto che mi hai scampato la felicità fuori dai denti, per colpa di un bacio cattivo, me ne freghista, che gaspacca il cor a sua madre all'amorosa.